L'altro giorno mi hanno regalato, mi ha detto guarda, la devo buttare. Questa cornice, tu ci puoi fare qualcosa? E io ho detto, sì che ci faccio qualcosa. Che butti? Non si butta niente qua. Vabbè, comunque, ho la mia intenzione di creare un portagioie da appendere. Allora, questa la rivernicerò tutta di bianco. L'occorrente che serve per sé poco è colla a caldo, con le stick. Una spugna di quelle economiche, tipo 5 a euro, insomma per capirci, che userò per gli orecchini, quelli a vite, pennello, cartoncino delle scarpe tagliata a misura, che poi rivestirò con carta da regalo, corda bianca che metterò orizzontalmente per appendere le cose, gancetti per i quadri dove non ho più i chiodini, le ripitturerò, le incollerò sulla cornice e le ripitturerò in bianco. Non lo so se metterò qualche cosetta per abbellire o lo lascerò semplice, e la mia solita pittura ad acqua. Questo è tutto l'occorrente e andiamo a procedere. Thank you.
stata dipinta ben 4 volte e ancora adesso non ha una splendida copertura. Allora ho pensato a questo punto di dargli un leggero effetto shabby chic, dandogli una leggera carteggiata. Come vedete è un po' imperfetta, però non lo so, sarà il tipo di vernice che non ha un'alta copertura. Procederemo a una leggera passata di carta vetrata a grana fine e poi gli darò infine uno spray protettivo per proteggere il lavoro. Qui ho messo in fin dei conti un piccolo cuoricino e qui infine ho posizionato la spugna per gli orecchini a vite. Adesso ve lo farò vedere appeso e vediamo se è anche funzionale. Allora vi faccio vedere, purtroppo non ho orecchini a vite da poter infilare perché porto solo orecchini a cerchio. Queste per esempio potrebbero essere portianelli, come potrebbero essere anche portacollane. Adesso le collane le ho posizionate qui per esempio, portabracciali. I bracciali possono essere messi anche così incastrati, tanto succede nulla. E questo qua è l'effetto. Mi dispiace non potervi farvi vedere gli orecchini. Questo qui è portagioie. Recupero totale.